La realtà è un falso, è una grande narrazione, la realtà data in pasto alle masse, diciamo, poi ci sono delle persone che chiaramente cercano le loro informazioni. Allora, tu hai scritto un libro che ci fa capire che invece anche i film di Hollywood, in modo particolare, ma più in generale, insomma, la produzione filmica, è una narrazione finalizzata a produrre falsità, cioè a creare, come dire, dei pattern cognitivi, delle cornici cognitive. E io mi chiedo, ma ce n'è bisogno di queste cornici cognitive con i film, se già la realtà è un film? Beh, è un argomento a scatole cinesi, per cui in effetti potremmo stare a parlare di ognuna di queste scatole e passarci tutta la giornata e poi affrontare la scatola successiva, eccetera. E questo, tra l'altro, spiega anche per il motivo per il quale io mi sia un po' allontanato dalla fantascienza, che era il tipo di forma letteraria di cui mi occupavo prima, perché la fantascienza letteraria, diversamente da quella cinematografica che vedete nei film, è un esercizio di estrapolazione intellettuale partendo da un presente che si comprende, si suppone molto bene, si estrapola quello che potrebbe essere un futuro coerente col presente, appunto, che si è capito. E poi, a seconda della qualità dell'estrapolazione e della qualità letteraria, vengono dei bei romanzi, dei romanzi importanti, come magari, non so, 1984 di Orwell, il quale, comprendendo certe cose, oppure Il mondo nuovo di Huxley, ancora di più, il quale, comprendendo certi aspetti della realtà, estrapolando, riescono, magnificando certe tendenze, a renderle visibili a tutti. Purtroppo poi 1984 e Il mondo nuovo di Huxley, entrambi sono stati presi come manuali di istruzioni, invece che come libri di monito. Vabbè, questi sono piccoli dettagli, eccetera, il quale tra l'altro mi mette un attimo a disagio, perché io stesso che vado poi a scrivere dei libri come Il fondamentalismo hollywoodismo, perché spero di in qualche maniera accendere qualche mente sul tema, poi alla fine finirà che diventerà anche quello manuale di istruzioni che lì al Pentagono dicono: ah, ma questa non ci avevamo pensato, no? Eccetera. E poi io mi ritrovo a essere il più grande criminale di tutti i tempi. Vabbè, questo è, no, a parte che sembra una battuta, però l'ho scritto anche il libro mio libro sull'11 settembre, Il mito dell'11 settembre. Questo, diciamo, è la mia proprio complessa, che ha impiegato molti anni per formarsi, e alla fine, partendo dall'idea di finalmente rivelare al mondo quello che nessuno ancora sapeva, perché quando ho iniziato a scrivere nel 2003 non è che se ne parlasse molto, alla fine mi sono reso conto che qualsiasi cosa uno scrivesse e io scrivessi, alla fine finivo per far parte del complotto. E infatti un sacco di gente mi accusa, no, ma poi accusa chiunque si occupi della questione. Perché? Perché questo è l'aspetto paradossale, perché anche diffondendo la conoscenza su questi temi, se la conoscenza si diffonde lentamente, paradossalmente finisce per disinnescare la bomba dello sdegno sociale, la bomba del turbamento sociale. Facciamo un esempio: dopo l'11 settembre, si fosse scoperto che era tutta una presa in giro, che era tutta una false flag, quindi un'operazione fatta sotto falsa bandiera per ottenere delle opportunità geopolitiche e di altro vario genere, se si fosse scoperto questo subito dopo, ci sarebbe stata una mezza rivoluzione negli Stati Uniti, avrebbero portato sul patibolo tutti quelli responsabili. Invece, la diluizione della comprensione è addirittura favorevole alla stabilità del potere, perché una bomba che può scoppiare così brucia lentamente tutto l'esplosivo che la compone, brucia lentamente e nel tempo perde qualsiasi carica dirompente. Quindi ci ritroveremo a un certo punto dove tutti sanno quello che è successo l'11 settembre per somme linee, in versione un po' disneyana, e alla fine nulla sarà successo, nessuno avrà pagato, tutti avranno digerito e accettato il fatto che è accaduto, no? Quindi alla fine io poi mi ritroverò a dire: cavolo, sono stato uno degli artefici di questa diluizione di massa. E però purtroppo non c'è un'altra via, perché tu parti con le migliori intenzioni, però nel momento in cui ti graduano anche a te,
buttandoti fuori dalle piattaforme, eccetera, diminuendo l'impatto che hai. Io ho avuto questo libro su Amazon per 10 anni, sull'11 settembre, vendevo poche copie all'anno, poi è scoppiato un po' di casino l'anno scorso con la questione del Covid, il mio libro ha iniziato a vendere 50 copie al giorno, me l'hanno tolto da Amazon. Vabbè, me l'hanno tolto anche per altri motivi, probabilmente perché avevo rivelato che rivelava cose anche che in qualche maniera si collegano alla pandemia attuale, no? Perché già all'epoca c'erano avvisaglie di guerre biologiche a venire, no? Quindi quando uno queste cose le dice 10 anni prima, a loro dicono, poi magari qualcuno mi si pone qualche domanda e l'ha fatto sparire. Vabbè, questa era una piccola premessa per diciamo spiegare le origini anche poi di questo libro e del fatto che io poi mi sono allontanato dalla fantascienza per il fatto che è inutile estrapolare un futuro quando il presente è completamente sconosciuto, perché ormai viviamo appunto, come hai detto, in una realtà completamente artefatta fino al punto che non sappiamo quale sia, e per inciso non lo so nemmeno io. Di nuovo faccio un esempio del libro sull'11 settembre, ci sono voluti anni per scriverlo e il fatto che me lo abbiano boicottato, impedito di pubblicare eccetera per un sacco di anni, in realtà è stato un vantaggio perché mi ha permesso di migliorarlo, ma mi ha anche permesso di accorgermi che io continuavo a sbagliarmi, io continuavo a cadere in trappole che mi venivano messe davanti, in falsi indizi, mezze verità che facevano parte di quella che poi a un certo punto ho addirittura chiamato la teoria del complotto ufficiale, perché tu hai la teoria ufficiale dell'11 settembre e poi c'è la teoria del complotto ufficiale, per cui se in realtà la vera eresia non è tanto quando fai il complottista, quando fai il complottista eretico rispetto ai complottisti approvati in segreto, no? E se credete che sia una cosa elementare, vi devo dire che è ancora più complicata, perché non è che c'è un livello di teoria ufficiale, perché ci sono tanti livelli, come tanti veli di realtà, come la danzatrice dei 7 veli, che però poi in realtà non sono neanche 7, sono molti di più, praticamente gli strati sono illimitati, ogni volta che togli un velo, cioè, finalmente ho capito, poi scopri che te l'avevano preparata prima questa verità. Quindi il mio libro all'epoca, mentre io lo impostai ambendo a descrivere la storia reale e definitiva di quello che è successo, poi ci ho rinunciato e ho trasformato tutto in un percorso di comprensione per stadi, quindi di verità progressive, ognuna delle quali demolisce quella precedente e comunque deve lasciare un grande spazio di dubbio sempre, perché anche l'ultima verità che credi di aver raggiunto dopo aver distrutto tutte le false tracce, le false piste, le mezze verità, anche l'ultima verità, per citare un famoso libro di Philip K. Dick, lo scrittore di fantascienza, si rivelano penultime verità. Quindi la verità ultima in realtà diventa una chimera, no? Eccetera. Una volta capito questo, si capisce che la comprensione della realtà o qualsiasi cosa passi per essa non è un traguardo che si può raggiungere, ma è un obiettivo che un pochettino in modo zen si può solo inseguire, quindi la destinazione è in realtà il percorso stesso, no? E questo è importante anche perché se si adotta questa filosofia si evita quel fenomeno anche un po' deprimente di tutti quelli che nei campi dei complottismi poi si scannano continuamente tra di loro sui dettagli delle rispettive versioni del complotto, e che secondo me fa parte di una tattica di dividi et impera che viene evidentemente programmata a monte. Secondo me molte teorie del complotto, il terapiattismo per esempio, no? Vengono introdotte nel sistema apposta per creare contrapposizioni, scontri, eccetera, eccetera. Basti pensare che la prima persona che ha parlato della terra piatta, che ha riportato, eccetera, indovinate chi è il primo dei complottisti? Non lo indovinerà nessuno. È Obama, l'ex presidente Obama, il quale in un contesto, non mi ricordo più quale, ha menzionato i terrapiattisti, che nessuno avrebbe mai preso in considerazione. Ha detto qualcosa con The Flat Earth Society,
e Flat Earth Society in realtà è un'associazione goliardica che aveva, sai, sono quelle cose che si fanno alla facoltà di fisica, e quelle cose dove per gioco si fa finta che la Terra sia piatta, è chiaro che non ci crede nessuno, è un gioco intellettuale. C'era anche un famoso romanzo di più di 100 anni fa che si chiamava Flatland, Flatland, esatto, di Abbott, qualcosa, un capolavoro assoluto. Bellissimo. Che supponeva che la realtà invece che a 3 dimensioni fosse a 2 dimensioni. E spiegano certi fenomeni inspiegabili. Esatto, no? E quindi per dire il mondo dell'immaginazione è fervido e bello, però questo tipo di immaginazione è stato in qualche modo poi usato tramite il cavallo di Troia di Obama per creare delle nuove sette, appunto, che servono poi per chiamare noi e chiunque altro non si accontenti del verbo televisivo come terrapiattisti, no? Perché ormai è diventato uno degli... Perde potenziale, quindi chi si fa delle domande, accomunandolo, sì, esatto, a delle cose assurde. Accomunandolo a delle cose assurde totali. Io mi ricordo ancora adesso le primissime volte che appunto mi occupai dell'11 settembre, poi mi chiedevano se quelli che avevano organizzato la questione erano dei rettili extraterrestri. E io mi ricordo che sono rimasto, come sarebbe dire, dei rettili extraterrestri, no? E mi dico, ma sì, perché c'è tal di tale, che di qua, non so, io non sapevo niente di tutte queste cose, ho detto, ma se parliamo di metafora allora ci può stare tutto, no? Però se parliamo di rettili veramente, adesso cerchiamo di essere seri, no? Però il tema è che tutte queste sono trappole cognitive, ce ne sono tantissime di tutti i tipi, alcune sono più evidenti, no? Per cui quella del terapeutismo è chiara, però ce ne sono altre più sottili, anche quando si entra poi su temi molto specifici, appunto come quelli che viviamo oggi, no? Con le pandemie, eccetera. Allora lì diciamo che sono cose tutte più sottili, però ovunque... più sottili, però ovunque bisogna rendersi conto che c'è infiltrazione cognitiva. Questo è un termine peraltro inventato dagli americani stessi per combattere quelli che loro chiamano i complottisti, quindi quelli che non credono a quello che loro dicono. Loro hanno progettato già a suo tempo procedimenti di infiltrazione cognitiva dove alcune loro forze militari invece che sparare con le pallottole sparano con la tastiera, si infiltrano negli ambienti dove si discutono cose diverse e si fa qualcosa che noi non sappiamo che cosa sia. Come i Black Bloc di Genova. Come i Black Bloc di Genova, esatto. Come i Black Bloc, come i provocatori di tutte le manifestazioni pacifiche che in qualche maniera si vuole reprimere con la violenza. Lo stesso criterio, questa volta a livello puramente cognitivo. Però lo schema è sempre lo stesso. Sia a livello alto, quello che provoca le guerre, cioè l'operazione false flag, quindi il finto autoattacco, cioè quindi il finto attacco in realtà autoattacco, oppure appunto nelle piccole manifestazioni l'infiltrato che tira le pietre per poi attaccare i pacifici, oppure a livello cognitivo, quello che si chiede delle domande, infiltrato da quello che lo fa passare per un terapeutista. Bene, adesso abbiamo fatto un pochettino di divagazioni, io posso continuare per divagazioni per sempre, no. E non vi direi mai nulla del fondamentalismo hollywoodista. No, invece il cinema, quindi, che ruolo ha in tutto questo progetto di falsificazione, che è molto interessante? E poi, se, visto che il titolo del libro tira in ballo Hollywood, no? Che cos'è? Un agrifoglio. Un agrifoglio anche tossico, forse allucinogeno, chissà se il termine Hollywood è stato scelto a caso. Però questa è un'altra curiosità complottista. Cioè, si può pensare che Hollywood sia un sistema che è parte, che ne so, della CIA, del Pentagono, di qualcosa del genere, o che semplicemente abbia dei fili che poi lo muove o qualcosa del genere? Insomma, qual è il ruolo del cinema e come questo sia veramente possibile? Perché un autore, un regista potrebbe dire no, io voglio scrivere questa storia e non a servirla ad altri poteri. Allora, che Hollywood serva alla propaganda ormai è già anche un luogo comune, più o meno lo sanno tutti, eccetera, però a quasi tutti sfugge la dimensione in realtà della manipolazione. E per capirla bisogna appunto, ci sono diversi
di approcci. Adesso, per venire proprio nello specifico dell'infiltrazione di Hollywood, bisogna tornare al dopoguerra, perché già all'epoca c'erano delle collaborazioni col Pentagono per operazioni di indottrinamento, ma la famosa caccia alle streghe che si verificò contro gli attori di Hollywood nel dopoguerra, in realtà era stata preceduta da una piccola caccia alle streghe, un po' meno conosciuta, verso i produttori, e fu un'operazione studiata per mettere alle spalle i produttori, per poi negoziare con loro un accordo dal quale non avrebbero mai potuto svincolare, che era quello di attenersi a tutta una serie di valori che loro chiamano American, no? E l'opposto è un-American, che non è anti-americano, ma è non-americano, quindi è una serie di listi, una serie di criteri di valore che devono far parte di qualsiasi produzione di film di Hollywood per sempre. Ora, entrare in questo ambito tecnico specifico ci porterebbe troppo lontano, però questo era per dire che ci sono dei criteri fondamentali che già dal dopoguerra tutti i produttori devono in un modo o nell'altro rispettare, e altrimenti diventano un-American. Basti pensare che una volta il famoso documentarista Michael Moore, noto per aver fatto un pochettino di documentari all'apparenza dissidenti, quando fece il suo documentario sull'11 settembre, che si chiamava Fahrenheit 9/11, io mi ricordo che all'epoca un po' ingenuamente speravo in una rivelazione di fuochi d'artificio, perché era il periodo in cui stavo scrivendo il mio libro. In realtà poi era una cosa blandissima che parlava delle uniche due persone che con l'11 settembre non c'entrano niente, che erano i rapporti tra George Bush e Bin Laden. George Bush perché era troppo poco diversamente intelligente per devo dire così, se no poi mi censura. Dicevo, era troppo diversamente genio per poter in qualche maniera architettare, fare parte in modo attivo nell'operazione. E usava Bin Laden perché non esiste, un po' il Babbo Natale del mare, insomma, c'è questa barba nera invece che bianca, e di lui abbiamo sempre visto meno immagini di quelle in cui esiste raffigurato Babbo Natale. Cioè, se ci pensate, ci sono più immagini di Babbo Natale di Bin Laden, per dirti come sia stato anche fatto male il marketing. Comunque, il film di Michael Moore in pratica faceva finta di raccontare delle verità, in realtà non diceva nulla. Affrontato da un famoso complottista americano, Alex Jones, che gli chiedeva perché non aveva parlato delle vere questioni dell'11 settembre, della demolizione delle torri, eccetera, Michael Moore si lasciò sfuggire una risposta, invece che tirare dritto e basta. Poi tirò dritto e disse: "That would be un-American", sarebbe stato un in-americano, cioè non americano. E quello è importantissimo, perché è la linea rossa che nessuno di essi ha il diritto di varcare, no? E lui quindi ha in pratica confessato di far parte in qualche modo dei gatekeeper, no? Di quelli che fanno opposizione pro domo dei potenti, però in realtà la fanno solo nei limiti che gli consentono. Il recinto di gioco, cioè noi alla fine, è una cosa che dico spesso anche quando discutiamo con Massimo Mazzucco di quello, noi stiamo parlando all'interno del recinto di gioco in cui ci lasciano esprimere, e appena vai un attimo fuori ti cancellano tutti i video da tutte le parti, per dire che adesso basta, bambini, non si gioca più, ecco, no? Bisogna rendersi conto che loro, essi possedendo le infrastrutture nelle quali poi, le agora pubbliche nelle quali poi si incontrano i cittadini a discutere, ti spengono nel momento in cui per qualche motivo o gli dai un po' fastidio oppure diventi veramente un problema, ecco. Ma anche già se gli dai un po' fastidio, così tanto per darti un segnale, ti cancello, poi magari ti rimettono una settimana dopo, no? E tornando a bomba un attimo, che ecco, c'è Massimo Mazzucco. Sembra che... Salutalo. No, vabbè, adesso non posso. Salutalo. Ma volete veramente che rispondo? Pronto, ciao Massimo.
Allora, devi sapere che sono in mezzo a una conferenza sul fondamentalismo, con la sala piena e suona il telefono. Io sto per spegnere e dico, ah, è Massimo Mazzucco. E loro dicono, rispondi, rispondi, così lo salutiamo. Senti qua, quindi c'è... Allora, aspetta che metto il... Esatto, no? Adesso se parli ti sentono tutti. Ciao. Buonasera. Cioè, prima che era una cosa preparata che abbiamo studiato. Ma non è vero. Sì, sì, va bene, va bene. Allora, a domani. Ciao. 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 Allora spengo anche il telefonino, visto che... Quello che no, perché la prossima telefonata è della CIA, quindi a questo punto... Quella non la vogliamo ricevere. Esatto. No? Pronto Lutwak? Esatto. Ecco, no, certo. Sì, allora... allora, tornando lì all'hollywoodismo, ecco, chiudendo tutte le parentesi che abbiamo aperto proditoriamente, vediamo perché l'ho chiamato hollywoodismo. Che cosa vuol dire hollywoodismo? Poteva essere hollywoodiano? No, perché hollywoodismo riporta a una ideologia. Possiamo avere, non so, il fascismo, il comunismo, e abbiamo l'hollywoodismo, no? Che quindi è, io suggerisco, sia una ideologia. L'idea per il termine mi è venuta durante una visita in Iran, perché il nome lo avevano formulato loro, però non erano andati molto a fondo nelle implicazioni del nome stesso. Certe volte è sufficiente creare una etichetta e poi i significati che l'etichetta suscita appaiono magicamente. È il grande valore del linguaggio umano, per cui si hanno delle consapevolezze intuitive che però poi diventano reali e condivisibili solo quando hanno la etichetta giusta. Il simbolo che aggiunge significato. Esatto, è semiotica pura, quindi hai un segno che significa quella cosa e da quel momento in poi è maneggiabile, perché io prendo il significato, te lo do e tu lo usi dicendo hollywoodismo. Quindi l'hollywoodismo, perché dico che sia un'ideologia? Perché il sistema che hanno creato gli Stati Uniti, il sistema mediatico, che non comprende solo i film, ma comprende anche chiaramente milioni di ore di audiovisivi, di serie televisive, di canali di informazione come CNN che trasmette in tutto il mondo, è innanzitutto unidirezionale, nel senso che va dagli Stati Uniti al resto del mondo ma non torna indietro. Cioè non è che se tu in Italia fai dei film poi questi qui vanno negli Stati Uniti. Una volta succedeva, infatti quando Sergio Leone ha fatto dei film western, che poi sono dei film che parlano della mitologia della storia americana, l'ha fatti meglio degli americani stessi, ha finito che ha sbancato e ha ucciso la cinematografia western americana per 20 anni. E ecco, questo quando è successo non doveva mai più ripetersi, quindi da quel momento in poi i film fatti all'estero non vengono quasi mai introdotti nel circuito americano. Se lo rifanno. Lo rifanno, se vedono un film che gli piace loro lo rifanno con i loro schemi, deve diventare American, cioè, perché altrimenti sarebbe un-American. E quindi evitano la contaminazione culturale da parte del resto del mondo. Loro vogliono contaminare il mondo con i loro schemi, ma non vogliono che il mondo in qualche misura li possa controcontaminare. E nella forma in cui loro codificano i film, c'è una quantità di stilemi, di concetti, di rappresentazioni che, essendo tutte omogeneizzate, ormai in maniera stucchevole, poi finiscono per stamparsi negli inconsci delle persone essenzialmente in tutto il mondo. Faccio un esempio clamoroso, io che sono stato in Iran parecchie volte, appunto invitato lì come rompipallo occidentale, usiamo un termine un po' moderato, e mi sono trovato a queste conferenze, no, dove si parlava malissimo degli Stati Uniti e poi
a mezzogiorno a pranzo trovo la Coca-Cola sul tavolo, per dire. E non solo questo, questo è un simbolo del problema, ma in realtà trovo altre manifestazioni dove l'hollywoodismo era arrivato anche ad animare alcune azioni, decisioni e attività di nemici dell'hollywoodismo, no? Quindi si era infilato e non si rendevano conto di comportarsi all'interno di un binario stabilito dai loro nemici. Infettati. Erano infettati. E i meme dell'hollywoodismo gli erano entrati dentro e loro se li ripetevano tra loro. Quindi pensate alla potenza di questo esercito che invece che mandare carri armati manda direttamente, perché le guerre tradizionali uno manda i carri armati che poi con la forza impongono ad un popolo le regole del vincitore. In questo caso loro mandano le regole direttamente nel cervello, così risparmiano sui carri armati e arrivano in tutti i cervelli, anche quelli che si nascondono bene, e alla fine hanno ottenuto il loro dominio. Sì, questo è, diciamo, come, ecco, come, diciamo, introduzione all'argomento. Visto che questa operazione finisce poi per trasformare le persone di tutto il mondo in meta-americani, cioè quindi anche se noi siamo italiani, per quanto ci possano non piacere gli americani, siamo meta-americani, che ci piaccia o no, proprio per il fatto di avere ricevuto questo indottrinamento, questo lavaggio del cervello costante fin da quando siamo nati, ma soprattutto poi negli ultimi decenni, dove lì c'è stata proprio la creazione scientifica di questo tipo di lavaggio del cervello di massa. E sono operazioni di lavaggio del cervello che bypassano la coscienza, quindi anche accorgendosene non è che si riescono ad evitare. Quindi alla fine poi andremo anche su quell'argomento, quando vogliamo in qualche maniera rappresentare il nostro dissenso rispetto a questo mondo illusorio di realtà artefatta, che cosa facciamo? Richiamiamo l'esempio del film di Matrix. Noi chiamiamo l'esempio del film di Matrix per spiegare tra di noi il fatto che ci prendono tutti in giro con delle realtà artefatte, ma noi stiamo continuando ad usare le loro metafore, le loro allegorie, perché sono loro che hanno fatto Matrix, in maniera che quando noi dissentiamo da loro lo si faccia usando il loro vocabolario, addirittura la loro sceneggiatura. Quindi nel momento in cui noi ci crediamo rivoluzionari, stiamo solo recitando la sceneggiatura che hanno preparato per noi. E qui sta l'incredibile potenza di fuoco, e bisogna dire tecnicamente riconoscergli una capacità tecnica, un livello di genio, ma non è genio individuale, è un genio collettivo proprio della struttura che ha sviluppato delle scienze. Io chiamo questa una militarizzazione della sociologia. Noi abbiamo le armi che progrediscono a livelli impensabili per noi. Si considera che la tecnologia militare sia sempre avanti almeno 10 anni rispetto a quella civile, e già quello che si vede è quasi magico, è quasi miracoloso. Quindi non osiamo immaginare quali tecniche militari già loro posseggono in ambito di armi fisiche, però nulla sappiamo delle armi mentali, e lì abbiamo la militarizzazione della sociologia, come la chiamo io, che è quello che hanno usato per creare questa ideologia del hollywoodismo. Ora, l'hollywoodismo, quando io la chiamo una ideologia, dobbiamo confrontarla con, cioè, di nuovo, perché è una ideologia. Qualsiasi ideologia definisce i modelli di riferimento, i modelli simbolici, i modelli di valore rispetto ai quali una società di individui si rapporta e si coordina. Di solito, storicamente, nella storia del mondo e degli esseri umani, le ideologie sono sempre state veicolate inizialmente con la tradizione orale, poi con dei libri, vediamo la Bibbia che chiaramente è frutto della tradizione orale, ma poi è diventata una cosa cartacea, che ha creato un'ideologia. Religione e ideologia vanno di pari passo, perché è la stessa cosa, è un sistema di valori che dura tuttora, poi con tutti gli scismi che ci sono stati in altre religioni monoteistiche, eccetera.
E poi nelle ideologie invece non divine, come il comunismo, eccetera, che tutte partono da dei testi scritti, quindi le regole, la teoria, le istruzioni per l'uso sono tutte codificate con la parola scritta. Questo secolo però, il secolo che si è appena concluso, ha avuto dei progressi della tecnica straordinari che hanno permesso di trasmettere l'informazione molto più efficacemente che con la parola scritta, ovvero con le immagini, con gli audiovisivi. E questo, se da un lato viene fatto in maniera abbastanza casareccia e amatoriale da parte delle cinematografie di tutto il mondo, perché uno dice, beh, faccio un film, e uno fa un film, e gli americani, che in questo caso hanno sviluppato una vera e propria scienza, quella famosa sociologia militarizzata di cui parlavo prima, hanno trasformato questo in un'arma per creare una grande ideologia, l'hollywoodismo, che come le altre fornisce a tutte le istruzioni su come comportarsi, cosa pensare e i sistemi di valori a cui riferirsi. Però non lo fa con un libro anche di 1000 pagine, ma lo fa con dei flussi audiovisivi di milioni, milioni, milioni di ore di prodotto. Quindi la potenza di fuoco è di miliardi di volte superiore, di fantastiliardi di volte superiore rispetto ai vecchi manuali che servivano per diffondere un'ideologia. C'è il detto che dice che un'immagine vale 1000 parole, immaginatevi fiumi di immagini parallelamente per migliaia e migliaia di diverse serie televisive, film, eccetera. Quindi è una potenza di fuoco mai vista. E ecco, questo era per dire di cosa stiamo parlando. E questo è il tipo di nemico che per inciso deve affrontare qualsiasi popolo, nazione, cultura che voglia in qualche maniera proteggere le proprie tradizioni, la propria storia, la propria identità. Perché, come abbiamo visto prima nell'esempio anche in Iran, ovunque arrivi questa poderosa macchina da guerra virtuale, iniziano a disgregarsi le usanze locali, le credenze locali, i valori locali, e alla fine tutto lentamente si infetta, si inquina e lentamente inizia a migrare verso la loro omogeneizzazione di massa. È interessante. Intanto volevo capire una cosa, quindi i prodotti americani devono ricevere un timbro approvato per poter uscire sostanzialmente, cioè si immagina che alla fine il montaggio finale dica, o comunque durante la produzione vengano approvati da un qualche ente fisico. Invece la cosa che mi incuriosisce è questo, cioè quando si parla con le persone è facile far capire loro che esistono dei personaggi occulti che vendono attraverso la pubblicità dei prodotti, e diventa facile anche capire che nessuna azienda spenderebbe miliardi in pubblicità se la pubblicità non avesse un potere, un effetto. È chiaro, sarebbero soldi buttati, non ci sarebbe bisogno. Quello che invece risulta più difficile far capire alle stesse persone è che ci possa essere un potere che è interessato a condurre il gregge, nella lettura di prima, e comunque le società, verso una certa direzione, e che abbia degli strumenti chiaramente ancora più sofisticati di quelli che usavano le aziende con la pubblicità, e che di fatto agiscono subliminalmente, esattamente come la pubblicità, quindi sotto il livello della coscienza, e quindi diciamo non percepito, non visto, in una sorta di ipnosi collettiva paurosa. E quindi si capisce perché appunto chi detiene il potere possa finanziare abbondantemente una struttura come Hollywood e consentire delle produzioni cinematografiche mostruose, quando in tutti gli altri paesi magari langue la possibilità di fare dei film perché non sono finanziati dallo Stato, e lì evidentemente, per quanto si possa diciamo avere il Me
spirito americano del ragazzino andato in cantina, perché l'altro giorno si faceva la battuta, compriamo una cantina, così facciamo anche noi un'azienda come Apple. È chiaro che quello è parte della narrazione artificiale, cioè nessuno è diventato Steve Jobs o Bill Gates veramente perché c'era una cantina, o Zuckerberg, o questi personaggi qui che sono chiaramente stati cooptati, ammesso che fossero dei geni realmente, non completamente delle marionette, ma sono stati cooptati da un sistema che poi li ha integrati nella loro struttura e gli ha detto: va bene, tu vuoi fare questa idea, Facebook, e noi ti diamo i server per metterci dentro la roba e noi guardiamo tutto quello che vogliamo dentro quei server, immagino, no? Quindi... Beh, lì ci sono, cioè, l'ipotesi, chiaramente non abbiamo la certezza, l'ipotesi di patti ancora più scellerati, perché queste grandi aziende possono avere dei problemi in borsa, per esempio, oppure possono non avere dei problemi in borsa, soprattutto se magari un potere amico che ha la possibilità di stampare denaro in modo illimitato compri le azioni sempre quando dovessero accennare a un crollo. Quindi sono due, diventano due entità che le quali si lavano le mani a vicenda, cioè, come si suol dire, per cui io ti proteggo e ti trasformo nella cosa più potente del mondo e tu in cambio mi rendi il favore e tutte e due lavoriamo per la nostra comune causa americana, ecco, no? Per cui penso che possa essere una cosa del genere. Chiaramente qui sono supposizioni, visto che lì dentro io il becco non ce l'ho mai messo, no? Quindi, però è abbastanza, guardando i sintomi di quello che vedi, viene, è abbastanza lecito nutrire questo tipo di sospetto, no? Sono curioso di entrare un po' meglio in certi meccanismi narrativi dei film. Ancora una cosa, sì, prima, che mi rallaggia quello che hai detto tu, perché il fatto che ci sia questa commistione tra potere e Hollywood è un argomento che suscita molti negazionisti del complotto, no? Cioè, usiamo anche questi termini contro di loro adesso, visto che, nel senso, negazionisti della corruzione, mettiamola così, gente per la quale tutto è candido e immacolato e non ci sono torbidi interessi, appunto costoro ti diranno: ma non è mica possibile che tutti i registi siano corrotti di qua di là, eccetera. Allora, in questo caso bisogna dire che il primo errore è che non sono mai, o almeno non, di solito non sono i registi quelli che sono compromessi col potere, perché i film li fanno i produttori. I registi di solito sono degli impiegati che vengono assunti per fare un film, tanto è vero che in certi casi vengono addirittura sostituiti durante il film, soprattutto per le produzioni maggiori, quelle più hollywoodiane, no? quelle non del grande autore, ci sono chiaramente alcune eccezioni di grandi autori come Kubrick, ecco, quello non lo sostituisci, però di solito una produzione viene fatta e poi viene scelto il regista che la dirige, e lui obbedisce agli ordini e fa quello che gli viene detto. Quindi le eventuali opere di manipolazione vengono fatte a livello di sceneggiatura, quindi vengono fatte a livello di preparazione. Il regista non sa neanche perché sta girando certe scene, gli dicono di girare quelle scene, gli attori non sanno perché devono dire certe cose, c'è scritto sul copione e lo fanno. E per il fatto che il Pentagono intervenga nelle storie di Hollywood non è un complottismo, viene dichiarato da essi stessi con grande orgoglio. C'è un bel documentario che si trova facilmente, che si chiama Operation Hollywood, ed è un documentario mainstream, trasmesso sulla rete perfettamente mainstream Arte, ed è un documentario che si occupa del rapporto tra il cinema tra il cinema di Hollywood e il Pentagono, dove vengono addirittura intervistati gli sceneggiatori del Pentagono, i quali revisionano le sceneggiature di Hollywood. Quindi tutto viene fatto alla luce del sole. Chiaramente non viene detta nei termini in cui ci siamo espressi noi, ma viene spiegato in termini che il Pentagono è contento di aiutare le produzioni che accettino magari, non so, qualche piccola ritoccatina che vada bene per l'immagine degli Stati Uniti. Quindi viene
descritto in modo positivo, quindi il produttore che accettasse queste piccole revisioni, queste piccole cosucce qua e là, pennellate, che poi sono quelle che hanno i messaggi nascosti, le manipolazioni e cose varie, allora possono avere degli aiuti da parte del Pentagono, aiuti di tipo logistico, aiuti di tipo aerei da battaglia o altri veicoli militari, oppure addirittura aiuti economici, non lo so, penso che ci sia anche quello. Quindi è tutto alla luce del sole. Era questo per dire come poi questo rapporto tra Hollywood e il Pentagono non sia affatto segreto. Al massimo sono segrete alcune delle modalità in cui poi vengono effettuate le manipolazioni, ma il rapporto c'è ed è esibito da loro stessi. Io non so se sia una fortuna, ho sempre visto pochi film, anche poca televisione, ho smesso molto presto di avere la televisione, però ho delle immagini che chiaramente di qualcosa che ho visto che mi ha colpito e mi ha colpito anche molto presto, cioè nel senso che ero giovane. Ricordo per esempio la visione di Full Metal Jacket, che era un film di denuncia, e ricordo che alla fine del film avevo un sapore strano dentro di me. Dicevo, ma come? È finito il film, loro hanno denunciato le malefatte in Vietnam o in Saigon, adesso non ricordo, però loro sono belli, sono bravi, sono fighi. Cioè c'è qualcosa che sono fighi perché loro denunciano anche le loro malefatte. E quindi mi sembrava che mi avessero perculato, non so se si possa dire in sanscrito, e cioè nel senso che al fondo, pur dicendo noi siamo degli stroboscopici che facciamo un sacco di cose cattive, però siamo bravi perché noi riconosciamo la nostra cattiveria e quando sbagliamo. E quindi tutti quanti uscivano da quel film con questo sentimento poi positivo nei confronti degli americani. Questo è un meccanismo che utilizzano? Sì, diciamo che è ancora più sofisticato come meccanismo, e lo ritroviamo soprattutto in un film come per esempio Avatar. Avatar è un esempio da manuale dell'uso di questa tecnica. Vediamo qual è la storia di Avatar. La storia di Avatar, che poi è un'allegoria del genocidio degli indiani, dei nativi americani da parte degli americani, Avatar ci mostra che i buoni sono le vittime, e le vittime di chi? Ma degli americani, perché sono tutti anglosassoni questi personaggi qua, e quindi vediamo le vittime, i buoni, che tra l'altro sono anche trasfigurati, sono anche degli altri esseri, quindi noi ci proiettiamo addirittura in altri esseri pur di sentirci buoni, e invece non ci identifichiamo con quelli che siamo veramente noi occidentali, noi in realtà siamo gli altri, siamo i cattivi, siamo quelli che gli fanno il mazzo, no? Però non è che ci viene da identificarci nei cattivi, ci identifichiamo nei buoni e teniamo per loro, nonostante noi siamo i cattivi, nella vita di tutti i giorni noi siamo i cattivi, soprattutto parlo di noi occidentali, ma per gli americani la cosa, l'identità è ancora più sovrapposta, perché sono proprio loro. Gli sfruttatori dei selvaggi. Esatto, no? Esatto. Sì, ma poi i che predatori. È un'allegoria dei nativi americani, ma è quello che succede in tutto il mondo in continuazione, esatto. Per cui è la storia degli Stati Uniti, e però ci si identifica con gli altri, con le vittime, e alla fine le vittime vincono. E alla fine le vittime, gli altri se ne vanno con le pive nel sacco, i cattivi, che poi saremo noi, e quindi vediamo che tutto questo pubblico occidentale va a vedere in questo film, dove fa vedere loro stessi che perdono e loro che sono contenti, hanno la loro catarsi di giustizia è fatta, mentre in realtà sono stati giustiziati loro, in realtà, però non se ne accorgono, e il fenomeno è molto misterioso se ci pensi. E io, cioè, ti anestetizza un po', no? È ancora più sottile. Cosa succede quando guardiamo un film? Quando guardiamo un film, il cervello entra in uno stato di trance che non è proprio della nostra realtà, perché nel mondo, nei milioni di anni in cui ci siamo evoluti, i film non esistevano. Quindi il fatto di vedere delle cose che succedono che in realtà non esistono è un'attività di tipo onirico, succede quando sogniamo. Il cinema, la televisione in genere, sono attività di tipo onirico, e la cosa è dimostrata per il nostro cervello, e la cosa è dimostrata dal fatto che
così almeno mi dicono, il cervello umano produrrebbe onde alfa durante la visione di un film o della televisione. Si registra con un elettroencefalogramma, che sono onde prodotte di solito quando si dorme e si sogna. Quindi il fatto che uno guardi un film e sogni un sogno che sia stato preparato da altri è abbastanza peculiare, perché durante il sogno succedono cose diverse che durante lo stato di veglia. Per esempio, durante il sogno si compensano certi squilibri della vita cosciente. Quindi una persona che abbia un certo tipo di atteggiamento durante la vita cosciente, poi in quella incosciente onirica può avere facilmente un contrario, ecco, no? Cioè, potrei fare un sacco di esempi, ma sono sicuro che li potete fare anche voi. Quindi il sonno, l'attività onirica, facilmente va a compensare squilibri della vita cosciente. In questo caso cosa succede? Che noi abbiamo degli squilibri nella vita cosciente, dato dal fatto che siamo gli aguzzini, cioè siamo la società occidentale che sta creando più danni al mondo nella storia dell'umanità. E è chiaro che questa è una cosuccia che, anche se la cerchiamo di tenere nascosta noi stessi, ogni tanto un pochettino di ansia magari ce la fa venire. Poi andiamo a vedere un film del genere nel quale sogniamo che sia fatta giustizia contro di noi, essenzialmente. Quindi ci va bene perché è un sogno, ci va bene avere un sogno, e nel sogno ci piace essere gli altri, quelli che ci puniscono, no? Quindi facciamo, è come, non so, quello che va dal prete per avere la soluzione, si confessa, è un'operazione dolorosa che però poi alla fine crea liberazione. Questa è veloce perché non ha bisogno del prete, cioè tu vai al cinema e invece del prete c'è lo schermo televisivo che ti assolve dai tuoi peccati, ti assolve dai tuoi peccati con un rito audiovisivo nel quale tu credi di essere la tua vittima che vince contro di te e alla fine ti svegli e sei contento e credi che sia stata fatta giustizia. Questo è il grande vantaggio, per cui di fatto non hai più nessuna pulsione a fare sì che sia fatta giustizia nel mondo reale, perché inconsciamente tu hai già fatto giustizia, però è solo successo nella tua testa. Le vittime degli americani in tutto il mondo non hanno tratto nessun beneficio dalla tua catarsi onirica che hai avuto al cinema. Tu sei contento perché finalmente gliel'abbiamo cantate belle, ma intanto le altre erano prese ancora una volta. Quindi tutte le volte che c'è questa cosa e che tutti sono contenti, finalmente sì, ecco, è stata fatta giustizia, no, le vittime continuano a prendere una saccata di legnate e tu invece adesso non ti senti neanche più in colpa per questo. Ecco, questo è quello che io chiamo un rituale di giustizia onirica, quindi è un rituale catartico di giustizia onirica, perché alla fine di questo rituale tu sei stato come assolto dal prete dai tuoi peccati collettivi, e puoi continuare a vivere pacatamente. Quindi i film di denuncia di Hollywood, che noi pensiamo che siano fatti per risvegliare le coscienze, finalmente un film per risvegliare le coscienze, primo, tanto io le vorrei vedere queste coscienze risvegliate dopo, in secondo luogo vorrei vedere se queste coscienze che si risvegliano, se non producono nessun effetto positivo nel mondo reale, cioè quindi che vadano a interrompere genocidi e altre persecuzioni, allora vorrei capire che cosa serve risvegliare la coscienza, ecco, no? C'è un fenomeno che forse tu analizzi, no? La passivizzazione dell'essere umano in un certo qual modo, in cui anche di fronte allo scontro, lo scontro avviene nello schermo e tu stai a guardare, diventi uno spettatore. È un po' quello che è successo in questa situazione, no? In cui collettiva che tutti stiamo vivendo, dove alcuni chiaramente perfettamente allineati con la narrazione dominante, va bene, quelli non li si considera perché ci hanno creduto, ma anche gli altri invece non hanno avuto la forza reattiva, anzi sono completamente passivi rispetto a quello che succede. Ci arrabbiamo, scriviamo su Facebook, però poi alla fine non abbiamo gli attributi, esatto, per andare poi a fare un casino. Più che altro non abbiamo il cervello per farlo, perché anche qui siamo stati disinnescati. Infatti nel libro del fondamentalismo hollywoodismo io elenco 11 regole, no, appunto, di manipolazione. In realtà sono di più, però era per fare un numero tondo di quelli che sono anche popolari. Sì. No? Esatto, no? Ormai lo usano tutti, lo uso anch'io. E dicevano, lo usano loro, lo uso anch'io.
E infatti una delle tecniche era appunto quella della giustizia onirica, e la tecnica che hai appena menzionato è quella che io chiamo framing as fiction, cioè inquadrare come opera di finzione. Che cosa vuol dire? Che quando ci sono delle situazioni destabilizzanti nella nostra società, dei fenomeni emergenti, per esempio adesso abbiamo il problema della pandemia, guarda caso c'era il film Contagion fatto 10 anni fa, che racconta per filo e per segno, in maniera chiaramente caricaturale, quello che sta succedendo adesso, però ci sono tutti quegli elementi, sono in maniera caricaturale, in maniera che ti diano una bella botta quando la prendi, però poi alla fine è esattamente la stessa pappa. Questo è un caso, però in realtà viene per qualsiasi crisi, e nel libro poi chiaramente ne faccio tanti di questi esempi. Qualsiasi crisi noi vediamo che è stata preceduta da un film o da più film che l'hanno preparata, evidentemente. Questo scusami, spiega quello che diceva Fracassi, che certe operazioni sono preparate anche con 9-10 anni in anticipo. In realtà anche di più di 10 anni. E quindi in quel caso diciamo si ha tutto il tempo di preparare anche la narrazione filmica, oltre che la narrazione da dare in pasto ai giornalisti. Esatto, si crea una rappresentazione di quello che avverrà in modo stilizzato, perché chiaramente non si verifica identico, no? Stilizzato e di solito accentuato, la quale cosa fa? Prepara le nostre menti a quel sistema di eventi. Cosa succederebbe se un evento clamoroso come l'11 settembre o altro avvenisse che uno non ci ha mai pensato? Lo shock potrebbe essere eccessivo, il trauma potrebbe in qualche maniera disturbare la pace sociale e creare delle turbulenze che poi non sanno bene come gestire. Invece, creando questi veri e propri trailer di crisi che poi sono state preparate, si prepara la mente di tutte le persone a quello che avverrà, così che quando poi avviene la crisi che uno ha già visto al cinema, non ci si stupisce più di tanto, la si riconosce. Cioè la mente la riconosce, ah, è proprio come in quel film, è proprio come, cioè, quindi, e allora che cosa succede? Abbiamo 2 o 3 effetti positivi dal loro punto di vista. Il primo effetto positivo è che non si turba l'ordine sociale, la pace sociale, perché le persone accettano la cosa, magari potrebbero ribellarsi, per esempio in una questione come adesso la pandemia, ti vanno a chiudere tutti in casa e uno potrebbe anche ribellarsi se lo chiudono in casa. E invece no, perché vedono che nei film ti chiudono in casa. E dico, beh, se chiudono il film in casa e poi finisce tutto bene, perché i film poi finiscono tutto bene, allora il cervello inconscio, perché non è il cervello conscio, il cervello inconscio sta tranquillo, perché lui ha già vissuto un'esperienza dove ti chiudono in casa per finta, che era in un film, e poi andava benissimo, anzi poi dopo è anche andato tutti felici. E poi è anche andato al ristorante dopo, a festeggiare, a bere delle birre. E quindi abbiamo questo effetto. Il secondo effetto è che a destra i cittadini alla reazione giusta quando poi arriva la crisi, perché quando arriva la crisi, se tu hai già fatto delle prove su come comportarti, poi ti comporti nel modo giusto. E qual è il modo giusto secondo loro? È non fare niente, no? Cioè il modo giusto è fare lo spettatore. Arriva la crisi e il tuo ruolo è di fare lo spettatore, cioè tu sei lì e devi guardare lo spettatore, al massimo puoi mangiare del popcorn. Ecco, questo è quello che puoi fare se proprio vuoi fare qualcosa di tuo, qualcosa di originalmente tuo e originale, no? Durante la crisi. Però non devi. Poi quello che puoi fare è commentare su Facebook. D'altra parte lo fai anche per i film. Certo. Quando vedi un film, poi lo commenti su Facebook dicendo: hai visto quel film, eccetera. Commenti il film e litighi anche sul film. Adesso le due cose si sono sovrapposte e quindi si capisce meglio perché succede quello che succede, soprattutto perché non succede quello che non succede. Perché tutte queste produzioni hollywoodiste che anticipano le varie crisi che avvengono preparano le nostre menti a comportarsi da perfetti spettatori anche quando la cosa ci raggiungesse nel mondo reale. E chiamo questa tecnica framing as fiction, cioè la inquadrano come opera di finzione e da quel momento il tuo cervello non è più in grado di riconoscerla come reale. Non parlo chiaramente del cervello di ciascuno di noi, ma parlo a livello statistico del cervello collettivo di tutti noi. Immagino invece un meccanismo un po' diverso.
verso nell'educazione. Intanto volevo dire una cosa, non so se a voi è capitato all'inizio di questa pandemia, non all'inizio, all'inizio di quando ci hanno chiesto di indossare le mascherine, che c'erano tante persone che andavano in giro con la mascherina in modo molto orgoglioso. E io avevo la sensazione che fossero degli attori, no? Che stavano partecipando come comparse a una sceneggiatura, perché cioè, mentre istintivamente io pensavo sarebbero dovuti essere dispiaciuti, incazzati, arrabbiati, invece andavano in giro con la schiena bella dritta, il mento anche un po' tirato verso l'alto, e mi colpivano, no? Perché dicevo, qualche orgoglioso che è di partecipare a questo film, è incredibile, cioè è pauroso, chissà quanto lo pagano. E quindi questa era la prima cosa. Invece sono sempre stato attratto dal fenomeno dei vaccini, cioè nel senso che io ricordo che avevo già notato quando c'era la famosa H1N1, avete capito, che succedeva quello che abbiamo visto, cioè che qualcuno ha notato anche questa volta, cioè che se anche finivi sotto un'automobile poi eri morto di H1N1. Già all'epoca nei titoli io ne avevo già raccolto un certo numero, poi magari nel titolo diceva un altro morto di influenza, non mi ricordo se era aviario o suino, l'H1N1, che cosa fosse, comunque poi leggevi aveva due tumori, la situazione era così. Poi è arrivato il 2014 con il famoso patto della Lorenzin con Obama e l'Italia, capofila delle pratiche vaccinali. Allora questo dentro la mia testa si associava alla proliferazione di una cosa che non ho mai visto, però ho sempre sentito dagli altri. Hai visto la serie, cioè tutte quelle serie sulla medicina, cioè sugli ospedali, sul funzionamento degli ospedali? E io dicevo, ma perché c'è questo continuo parlare di malattie, cioè io non ne ho mai visto neanche una puntata, quindi io non so se quelli sono presentati come degli eroi o come delle persone che ogni tanto sbagliano qualche pratica medica, questo non lo so, però perché non ne ho mai visto neanche una puntata, però sentivo che ce n'erano tante di serie che parlavano dell'argomento, così come invece una volta mi è capitato probabilmente ero ospite a casa di qualcuno in una serie televisiva, forse era uno dei tanti commissari che abbiamo, che queste serie italiane sui commissari e cose del genere, che d'inverno dice al collega, ho già fatto il vaccino, e lì mi si era di nuovo accesa, ho detto le buttano così dentro la narrazione. E in fondo educano piano piano le persone a fare delle cose. Questo è un meccanismo. Allora, per quello che riguarda le serie televisive sulle cose di medicina, è l'unico tipo di argomento nel quale non tratto nel libro del fondamentalismo, perché come te non ho mai visto neanche una puntata. E mentre io mi sono guardato tutti i film di manipolazione, anche i più disgustosi, perché in effetti c'è questo perverso piacere di andare a scoprire qualche cosa, lì non ce la faceva, era al di sotto, diciamo, al di sopra della mia sopportazione. Io non riesco a guardare film dove ti fanno vedere i malati dall'inizio alla fine, quindi vuol dire che quell'aspetto mancherà dal libro, ecco, di analisi. Però per quello che riguarda i messaggi occulti che riguardino vaccini ed altro, posso ricordare un elemento abbastanza agghiacciante che è apparso in una serie che mi sembra che fosse The Visitors. Visitors era una serie di fantascienza di basso livello, però abbastanza divertente, fatta negli anni 80. Poi, esatto, questa era la prima, e quella all'epoca mi ricordo che la guardai anche con un certo divertimento. Poi però l'hanno rifatta negli anni 2000 e ne ho viste solo poche puntate perché poi mi ha annoiato, però in una di queste gli umani si accorgono che questi extraterrestri rettiliani, guarda caso, questi extraterrestri rettiliani e travestiti da esseri umani, chissà perché queste metafore mi ricordano delle altre storie,
pianificavano una operazione di vaccinazione di massa per a causa di un morbo che adesso non mi ricordo i dettagli, che in realtà avrebbe avuto la finalità di, adesso non mi ricordo se era o ammazzare tutto, sterilizzare tutti o comunque creare un grande danno. L'aspetto interessante è che veniva definita l'operazione che oggi i complottisti suggeriscono che sia in atto. Io non entro nel merito, anche perché così ci teniamo nell'ambito che ci siamo imposti, però a livello di manipolazione è indiscutibile questo elemento inserito più di 10 anni prima della crisi attuale. Quindi noi abbiamo una situazione molto strana, perché pensateci bene, che bisogno c'è in una serie del genere di inserire una teoria del complotto del genere, fatta passare per reale? Non ce n'è realmente bisogno, se andiamo a vedere. Sì. E guarda caso è la stessa teoria del complotto che adesso si diffonde ovunque. E noi però l'abbiamo già vista lì. Questo per dire... C'è una disseminazione, di indizi o di preparazione del... Esatto, ma è di nuovo un framing as fiction, tecnicamente parlando. Può essere chiaramente una coincidenza, tutte possono essere coincidenze. Bisogna sempre dirlo, perché altrimenti qualcuno ti dice è una coincidenza. Certo, può essere una coincidenza. La domanda è: possono tutte essere coincidenze? Chiaramente io faccio fatica a pensare che qualcuno possa vincere la lotteria tutti i giorni, perché le grandi coincidenze come vincere la lotteria, no? E ci sono dei casi ancora più clamorosi. Abbiamo menzionato prima il film Matrix. Il film Matrix, che è l'allegoria che tutti noi richiamiamo quando vogliamo esprimere il fatto che ci nascondano delle cose, che ci siano dei livelli di realtà che non conosciamo e che dobbiamo decidere tra la pillola rossa e la pillola blu. Ci sentiamo così fighi quando diciamo io prendo la pillola rossa, tu prendi la pillola blu. E stiamo leggendo, come abbiamo già detto prima, il loro copione. Ma nel film di Matrix c'è di più e soprattutto c'è lo schiaffo, c'è la presa in giro, c'è la firma dei geni che hanno architettato questa allegoria. Paurosa, perché questo, se non la sapete, è veramente paurosa. Qualcuno perché... penso che non lo saprà, perché non tutti lo sanno. C'è qualcuno che non ha visto il film Matrix? Chiediamo, un po' di persone ci sono. E però vedo che la maggior parte l'ha visto. Avete la possibilità di girare il televisore, adesso capirete perché. Sì, perché nel film Matrix abbiamo il protagonista, che è Neo, che rappresenta l'individuo al quale è fornita, il potenziale eroe, al quale è fornita la possibilità di scegliere tra la pillola rossa e la pillola blu, essendo questa un'allegoria della scelta tra un mondo di illusioni confortatrici che ti consolano, che sarebbe la pillola blu, oppure la pillola rossa che è... sei schiavo e ti consolano, cioè il mondo conosciuto, sì, è illusorio. È completamente illusorio, e la pillola rossa invece è lo sguardo nella realtà, nella dolorosa realtà. Si noti bene, piccola nota a margine, che questo tipo di dilemma è anche il fulcro della dottrina filosofico-politica di un filosofo chiamato Leo Strauss, che visse nel secolo scorso e che fu, guarda caso, docente diretto di alcuni dei famosi neoconservatori americani, quelli per intenderci che firmarono un documento chiamato Project for the New American Century un anno prima dell'11 settembre, nel quale auspicavano l'arrivo di una nuova Pearl Harbor per implementare una nuova dottrina militare più potente. Ecco, costoro, questi neoconservatori, che chi ha studiato un po' di politica americana conosce, erano allievi di Leo Strauss, e la dottrina di Leo Strauss era una dottrina neoplatonica che si fondava sulla tesi che gli esseri umani si dividono in tre categorie: i volgari, i gentiluomini e i saggi. I volgari interessati esclusivamente ai loro piaceri immediati e
senza alcuno sguardo al benessere comune, gentiluomini che invece nobilmente vorrebbero il bene comune e sono pronti a combattere, però inseguono delle chimere e perdono di vista il mondo reale, la realpolitik, e poi i saggi che sono quelli che sono in grado di guardare nell'abisso dell'esame di realtà oggettiva e scoprire quali dure cose, le sporche cose che bisogna fare per... psichici, pneumatici, indici, cioè esatto. La visione gnostica... Che poi sono concetti platonici, già, no? E ora il tema è che questa, nel film di Matrix, è la filosofia che viene trasposta lì, dove lui deve scegliere essenzialmente se vivere come volgare i suoi piaceri, piccoli piaceri nel suo mondo illusorio, oppure diventare, fare il tuffo nella dolorosa realtà con la pillola rossa. E manca il livello dei gentiluomini per semplificare, ecco, no? Ebbene, quando poi lui chiaramente sceglierà la pillola rossa e il film si svilupperà. Però all'inizio del film, quando viene interrogato dall'agente Smith, che è il simbolo del potere burocratico, infatti nel film si vede che l'agente Smith è intercambiabile, morto uno se ne fa un altro, in realtà sono tutti cloni, perché è il sistema, è il sistema tentacolare di Piovra che ti controlla. Quando viene intervistato per la prima volta dall'agente Smith, prima che si sviluppino le varie crisi, prima che lui sia portato a fare la sua scelta, l'agente Smith apre il suo passaporto, che viene inquadrato per pochi decimi di secondo. Chiaramente non si vede niente perché il passaporto è a testa in giù e l'inquadratura dura pochissimo, però se con i miracoli della tecnica tu fai un fermo immagine, cosa che si fa facilmente anche su YouTube, e poi giri lo schermo o semplicemente giri l'immagine e guardi, puoi vedere tutti i dati anagrafici di Neo, il protagonista di Matrix, e puoi scoprire quindi che il passaporto di Neo, quindi dell'individuo che deve decidere tra la dura realtà e le illusioni confortevoli, scade l'11 settembre del 2001. Il film è stato realizzato nel 99. Incredibile. Il film è stato realizzato nel 99, quindi 2 anni prima. Quindi questo simbolo potente o è la solita incredibile coincidenza che i negazionisti della causa ed effetto sostengono che sia, perché tutto purché non prendere in considerazione la tesi alternativa, o appunto è una incredibile coincidenza, oppure quella data simboleggia il fatto che l'11 settembre del 2001 sarà il momento in cui Neo e ciascuno di noi dovrà effettuare quella scelta, dovrà scegliere tra questi due mondi che si dipartono uno dall'altro, uno che è un mondo di illusioni e di miti assolutamente artefatti e che ci porterà sempre più in un mondo irreale, e l'altro che invece è il mondo dolorosamente realistico della dura realtà, la pillola rossa. Quindi se andiamo a vedere c'è non solo del genio ma anche un grandissimo stile in questi architetti, in questi apprendisti stregoni, nel darci questa informazione, perché simbolicamente loro dicono: non abbiamo niente contro di voi, è che sappiamo che molta gente preferisce la pillola blu, è il tema del film, tutti prendono la pillola blu nel film, tutti vivono nell'illusione, è solo uno, Neo, il protagonista, che decide, e quindi intrinsecamente il film ti spinge a cercare la verità, e questa è in qualche maniera la bellezza e la perfidia allo stesso tempo dei burattinai. E loro ti dicono: ma noi siamo contenti se voi capite la realtà, anche perché se capite la realtà poi magari ci capirete nelle nostre motivazioni, però se non lo volete capire, noi vi abbiamo preparato il teatrino, vi abbiamo preparato lo spettacolino, vi abbiamo preparato il sogno ad occhi aperti nel quale potrete trascorrere le vostre vite. E il grande momento dell'11 settembre è dove si separano queste due realtà, perché è proprio da quel momento, in realtà c'erano già prima
delle avvisaglie, però è da quel momento che la menzogna sistematica, il mito sistematico si è affermato nella società occidentale. Ed è il momento che io chiamo il momento dello scisma ontologico, perché in realtà la realtà è un atto di fede e qui le due fedi si sono separate, la fede in quello che ti raccontano, crederai tutto quello che ti dicono, oppure costruirti la tua immagine del mondo da solo seguendo il percorso di Matrix della pillola rossa. Questo però per dire che anche quando noi discutiamo di queste cose siamo costretti a usare le loro sceneggiature. Incredibile, interessante, incredibile. È solo per... Quello che fa impressione è che percentualmente le persone che riescono ad accedere a questa visione della realtà comunque artificiale sono percentualmente troppo pochi, e quindi succede quello che sta succedendo adesso. E chiaramente quello che ha appena detto Roberto mi fa venire in mente l'intervista di Jacques Attali all'Express che dice ci vorrebbe una piccola pandemia per creare il nuovo governo mondiale, adesso non ricordo, nel 2009 se non sbaglio. Ma mi sembra, sì, più o meno 2010-2011, e lui dice basterà una piccola pandemia. Quindi lo dà come una cosa, basterà, non ci vorrebbe, basterà. Quindi uno è come se prendesse l'agenda, dice che cosa abbiamo previsto, adesso gliela butto lì così, la sentono, non possono dire che io non l'ho detta questa cosa, e vediamo come reagiscono. Intanto non vedono nulla, non capiscono nulla, sono appunto gli animali, il gregge che non capisce granché delle cose. Oppure mi viene in mente il 14 di marzo noi eravamo appena stati chiusi, un articolo del NIC che dice non torneremo mai più come prima. Io l'ho visto il giorno che è uscito questo articolo e ho detto non torneremo mai più come prima, ma per una pandemia, cioè per un po' di influenza, diamine, ma cosa hanno in testa, no? Perché poi l'articolo diceva cambieremo le nostre abitudini, la nostra socialità. Dicevo, quindi loro sanno delle cose che noi non sappiamo, no? E tutte queste cose qui, o Schwab che lo stesso, anche lui anticipa scenari del mondo che verrà, ma che evidentemente sono parte di un'agenda, di un brogliaccio che loro stanno portando avanti. O il nostro Conte che mi sembra di ricordare una promulgazione di uno dei suoi fantasmagorici DPCM, e dice non sappiamo il volto che avrà l'Italia, no? Che uno dice ma non è una pandemia, ma passerà, non la pandemia, che volto dovrebbe avere l'Italia dopo l'influenza, non lo so, col naso più rosso, no? Si colpì anche me la velocità con cui immediatamente sentenziarono la modifica di tutto, e questo sulla base di dati che all'epoca erano ancora assolutamente oscuri, quindi era immediatamente palese c'era un progetto. Che stavano riferendosi ad un progetto, non tanto perché uno facesse così, ma perché tutti facevano così in tutti i paesi del mondo, parallelamente in tutte le lingue, e tra l'altro obbedivano come a degli ordini dati perché appariva in Germania come in Francia come in Italia contemporaneamente, quindi il fatto che per puro caso certi luoghi comuni, cioè quindi certe espressioni comparissero dappertutto non aveva nessun senso, perché statisticamente i giornalisti dovrebbero avere idee diverse nel modo in cui rappresentare le loro idee e nei tempi, invece lì arrivavano tutte insieme. O dubbi diversi, invece dubbi non è l'espressione. No, arrivavano proprio le parole d'ordine tutte contemporaneamente, adesso non me le ricordo in dettaglio perché non ha senso, però l'avevo notato, interessante. La copertina del Time col mondo che si smonta, il grande reset, buttato lì, che è apparto, cioè nessuno si è reso conto di queste cose, eppure cioè, il Time lo leggerà un po' di gente, è strano, no? Riguardo a questo fenomeno, non so se hai qualcosa da raccontarci sui Simpson.
che loro fanno 13. Ci stanno sì. Ma il Simpson è che non ho molta voglia di guardare tanti cartoni animati, per cui anche lì diciamo sono stato abbastanza vago nel libro, perché come detto ci sono, lì entriamo e di nuovo c'è una tecnica che poi è quella che qualcuno ha chiamato predictive programming, programmazione predittiva. A me non piace molto come tipo di definizione, come tipo di definizione di una tecnica, quindi nel libro ne parlo, ma poi gli do anche la mia versione, ed è quella comunque di disseminare nei film tutti questi segnali di cose che avverranno in seguito, che in certi casi rientrano nel tipo di schema che ho denunciato prima, che è quello di abituare le persone a certi casi, ma in altri casi sono anche messaggi nascosti tra le righe. In qualche caso il fatto di dare un messaggio tra le righe molto preciso, che poi si verifica, serve per informare quelli che hanno ormai la pillola rossa e magari che ne fanno la indigestione, nel senso quelli che gli piace, quelli che fanno anche il tifo, no? Per poi non è che tutti quelli che capiscono queste cose siano contrari, sono quelli che le capiscono, magari fanno parte, dicono ah, bene, stiamo procedendo col nostro piano, a loro non gli dico niente perché sono dei frighi, però gli piace immaginare di essere tra quelli che poi alla fine capiscono e che poi alla fine avanzeranno, no? una volta che ci sarà scremato tutto, no? E per cui loro comunque danno, questa è una ipotesi, chiaramente non posso saperlo, però questi segnali tra le righe sembra che vengano dati così. Nel libro, nel mio libro, nel fondamentalismo del libudista, addirittura in coda al libro parlo addirittura di un film, Ritorno al futuro, che fu realizzato nell'85, e questi sono più dei 9 anni che dicevamo prima, e lì ci sono una serie di incastri simbolici sull'11 settembre dintorni che sono assolutamente favolosi. Ecco, qui non ha senso che li stia ad anticipare perché è abbastanza complessa come cosa, ma anche lì stiamo di fronte a più un'opera d'arte che a un'operazione di manipolazione, perché in questo caso il metamessaggio, la metacomunicazione che viene data agli spettatori è: signori, queste cose noi le prepariamo 30 anni prima, perché è l'unica informazione, non è che ci siano altri valori in questa informazione. In certi casi è un'informazione rassicurante, della serie state tranquilli, le prepariamo 30 anni prima, sappiamo cosa facciamo e come vedete facciamo sempre quello che programmiamo. E immagino che possa essere un messaggio del genere, altrimenti si farebbe fatica ad immaginare quali altri significati possa avere. Adesso non so chi abbia visto questa serie, era molto popolare nell'85, molto divertente, io la vidi già a suo tempo e poi chiaramente col senno di poi, anche qui chiaramente nessuno dei protagonisti, registi eccetera, sapeva di questi significati nascosti, che peraltro non potevano avere un significato fino a quando non c'è stato il fatto scatenante che poi improvvisamente vai a riconoscerne appunto le anticipazioni in quel film. È anche terrificante, no? Adesso questi incontri che abbiamo fatto in 2 o 3 giorni in queste occasioni, no? È veramente squarciare il velo in uno scenario orrifico, in realtà. Una cosa che mi viene in mente, a parte che mi è capitato l'altro giorno, e me lo sono stampato, un articolo del Washington Post del 2011 che dice 25 anni dopo, come Top Gun, il film, chiaramente, ha reso l'America amante della guerra. Ah, sì. Cioè, come sì. Gli americani hanno amato la guerra grazie al film Top Gun. Sì, penso, bene, e anche altri film, no? Comunque... in certi casi se ne vantano, vabbè, sì. Onore alla trasparenza, soprattutto quando la verità non è più è il segreto di Pulcinella, no? Perché in certi casi Top Gun è talmente sfacciatamente un'opera di propaganda probellica che a quel punto uno se ne vanta, anche perché poi loro non è che considerano la guerra una cosa brutta, nel senso basti pensare alla dichiarazione con cui
Biden è uscito dall'Afghanistan, che è molto interessante, non è uscito come ci si poteva aspettare dicendo abbiamo risolto i problemi dell'Afghanistan, è uscito dicendo a noi non ce n'è mai fregato niente dei problemi dell'Afghanistan, noi siamo andati lì per fare i nostri interessi. Ora, lo sapevamo, noi lo sapevamo tutti, però lui l'ha reso ufficiale, e l'aspetto affascinante che non ha indignato nessuno, sì. È la potenza del gesto che non ha indignato nessuno, esatto. Perché il fatto che si fingesse che fosse diverso era un segno di debolezza, ma nel momento in cui tu sei arrivato, hai portato l'umanità, la società, a un punto dove tu puoi dirgli la cosa in faccia, hai risolto il problema, perché tu gli dici noi siamo andati lì a farci gli affaracci nuovi, gli affaracci nostri, e degli afghani non ce n'è mai fregato niente, tutti ad applaudire. A quel punto il problema dov'è? Esatto. Dal loro punto di vista hanno ufficializzato quello che i complottisti avevano sempre detto, perché continuavano a dire già all'epoca, mi ricordo quando sono andati in Afghanistan, anche nei nostri libri sull'11 settembre dicevano guardate che non sono andati lì a prendere Bin Laden, perché io me lo ricordo che per tanti anni tutti mi venivano a dire ma guarda che sono andati lì perché c'era Bin Laden, no? Poi cioè, il burka alle donne. E poi il burka, ma noi gli vogliono togliere il burka, no? Ecco. E volevano togliere il burka anche a Bin Laden, no? Quelli che fanno confusione, e volevano mettere il burka. E in realtà adesso c'è stata la confessione catartica, diceva, ma noi siamo andati lì, ma c'è cavoli nostri, no? Che ce ne frega degli afghani. E tutti, bravo, sì, era ovvio, no? Eccetera. Questo tra l'altro, come detto, diventa una manifestazione paradossalmente di forza. Tutti dicono ha perso l'immagine degli Stati Uniti, e beh, qual è l'effetto negativo che hanno avuto? Niente, visto che nessuno ha lamentato. Di Maio si è vantato di con quale gloria noi ci siamo ritirati dall'Afghanistan, dicendo che abbiamo evacuato benissimo, siamo bravissimi a scappare, non ha detto proprio queste parole, ma il concetto era quello, no? Siamo bravissimi a evacuare, esatto, no? In realtà andrebbero evacuati loro, ma questo è un altro discorso, no? Però ecco, questo era per dire adesso siamo un po' usciti fuori tema, no? No, però vabbè, tanto siamo nel fondamentalismo hollywoodista, che ci piaccia o no, quindi qualsiasi cosa diciamo intrinsecamente parte del tema della serata. Si noti ancora perché io ho detto fondamentalismo hollywoodista, perché se l'hollywoodismo è un'ideologia, il fondamentalismo è quando siamo talmente dentro all'ideologia da non sapere che sia un'ideologia, da non sapere che sia una religione, che sia una fede, ed è la cecità totale, quella in cui tu sei preda di una realtà senza sapere perché ne sei preda. E la differenza tra uno che creda in una religione o creda in un'ideologia e sappia che si tratta di ideologia, è uno che invece ne sia completamente immerso, così da confonderla con la realtà, per cui diventa l'unica realtà. Le grandi guerre di religione sono sempre state fatte da popoli che sono così intimamente e intrinsecamente connessi con la loro, con la loro fede, da non riuscire a immaginare che ve ne possa essere un'altra. E noi ora siamo tutti in questa condizione per quello che riguarda l'hollywoodismo. Noi siamo così profondamente e intimamente intessuti in questa ideologia da non sapere che è un'ideologia. E come abbiamo fatto prima nell'esempio, in questo caso di alcuni iraniani, anche quando ci crediamo più puro, o in quelli che parlano di Matrix per opporsi al fondamentalismo, noi continuiamo a leggere dal Vangelo secondo Hollywood anche quando vogliamo fare gli eretici, no? Quindi siamo degli eretici veramente d'accatto. È affascinante, perché per riuscire a emanciparsi da questo delirio bisogna in qualche maniera estrarsi proprio dalla realtà, perché ormai la nostra stessa realtà è stata costruita da questi apprendisti stregoni nei nostri cervelli così. Certo, noi con qualche difetto, perché ci poniamo qualche domanda, ma pensate a quelli che proprio a sentire questi discorsi pensano che siamo completamente pazzi. Abbiamo dei bug di sistema, dei buchi, esatto, della no, programmazione. Dei piccoli glitch in the matrix, per usare un altro termine, per usare un altro pezzo di sceneggiatura degli aguzzini, no?
è glitch in the matrix, un piccolo errore nella programmazione. Che a però cui siamo sfuggiti, interessante. Comunque, quello che dicevi, interessante, il maestro dei miei maestri, Shivananda, diceva che la peggiore schiavitù dell'uomo è la cultura in cui è immerso, no? Cioè, ah, certamente. Perché sì, è così talmente pervasiva come l'acqua dei pesciolini che dicevamo all'inizio, che tu non la percepisci e quindi tu sei ad immagine e somiglianza del tempo e della cultura in cui sei nato e chiaramente non sei in grado di rendertene conto. Ricordo Tiziano Terzani che all'attacco dell'Afghanistan a seguito dell'attentato dell'11 settembre e soprattutto della narrazione successiva, quella dei Burka, cercava di smontare il coro di voci unificato, monotematico, di quelli che facevano i moralisti, dicevano togliere il burka, e lui che c'era vissuto in Afghanistan raccontava questo, dice le bambine afghane si mettono il burka che non devono mettere copiando la mamma, esattamente come le bambine occidentali si mettono i tacchi a spillo copiando la mamma, cioè è la cultura lì, non c'è nulla di imposto, è il modo con cui tu vivi e fai delle cose perché sei nel tuo modello di società, nel tuo modello di credenze, nel tuo pattern di realtà. E quindi cercava di smontare tutti quelli che andavano lì, un'imposizione, uno schifo, eccetera. Ma questa è un'altra cosa veramente schifosa della nostra società occidentale, questo eccezionalismo culturale, per cui dall'alto dei nostri pulpiti immaginari noi pontifichiamo e siamo intrinsecamente colonialisti nel volere dettare ad altri popoli lo stile di come si debba vivere secondo noi. Io non sono stato in Afghanistan, però sono stato in Iran, in città molto religiose, nelle città più religiose dell'Iran, ho visto anche lì le bambine contentissime di andare vestite già con lo chador e tutto, e è chiaro che una situazione del genere è semplicemente molto diversa dalla nostra, e per loro la realtà è quella, ed è quella perché inizia da quando sono bambini. Tutto quello che inizia da quando sei bambino rimane con te per sempre, quindi la presunzione di andare poi a insegnare a loro come muoversi è orribile. Basti pensare in Iran, e non lo dico io ma lo dice il grande storico Franco Cardini, è stato Khomeini a liberare le donne dall'obbligo che aveva imposto lo Shah di rinunciare allo chador e al velo, no? È una cosa di cui non si parla, ma io l'ho sentito dire da Cardini, che è una persona di sopra di ogni sospetto, di grandissima cultura, soprattutto per quello che riguarda appunto l'Islam, eccetera. Quindi lui ha raccontato questo in una trasmissione con Paolo Mieli, che non ha assolutamente obiettato. Quindi stiamo parlando della realtà dei fatti. Realtà dei fatti che di solito però viene sovvertita da un messaggio falso, opposto e veramente infame, perché mira ad andare a distruggere culture imponendo stilemi, stereotipi, regole che valgono eventualmente per noi ma non sono universali. Ecco, noi abbiamo questa presunzione di eccezionalismo, ci lamentiamo tanto dell'eccezionalismo americano, ma in realtà tutto l'Occidente ha questo eccezionalismo culturale che è veramente tristissimo. Anni fa ebbi l'occasione di invitare qua Gabriele Torsello, che era quel giornalista italiano rapito in Afghanistan, il quale intanto ci confessò che qui si era detto più volte che era stato rapito dai talebani, e non era vero questo, chiaramente, ma era stato rapito da questi gruppi di lotta che vengono foraggiati e pagati dal sistema per creare il caos. E però lui raccontò, perché era già stato in Afghanistan prima dell'11 settembre, cioè prima di tutta quell'invasione occidentale americana in Afghanistan, che una delle prime cose che venne fatta proprio dalla NATO quando approdò in Afghanistan
fu quella di infettare la cultura islamica attraverso la pornografia. Dice, c'erano delle emittenti televisive francesi che giravano con dei camion con le parabole, che mandavano un segnale con film porno di continuo. Chi aveva un televisore incappava in quella selezione lì, in una cultura che invece era, possiamo criticarla quanto vogliamo, diciamo, aveva, vedeva nella pornografia qualcosa di sbagliato, nell'alcol qualcosa di sbagliato. E lui infatti raccontò che l'altro modo con cui noi abbiamo cercato di infettare la loro cultura fu aprire dei negozi dove si vendevano alcolici alla popolazione, che i talebani chiedevano, dite, comprateveli voi tra i vostri soldati occidentali, ma lasciate in pace la gente. E così anche le NGO che andavano lì, cioè le organizzazioni non governative che andavano lì ad aprire le scuole, sempre nella loro cultura loro chiedevano che, facendo le scuole, le classi tra i bambini e le bambine fossero separate. Invece noi imponevamo i nostri modelli culturali di classi miste, eccetera eccetera. Quindi proprio la colonizzazione culturale come principio cardine per distruggere un tessuto. Sì. Io adesso pensavo, magari se c'è qualcuno che ha qualche domanda. Beh, io volevo far notare una cosa, che il magistrato Angelo Giorgiani, che ha fondato l'associazione dell'Eretico, ha scoperto che praticamente anche le altre nazioni hanno fatto le leggi pari pari tradotte. E quindi praticamente da lì si vede che c'è un'unica regia che presiede tutto, perché non è possibile che ci sia una casualità che un testo di legge sia perfettamente tradotto tra noi, il Cile, il Perù e così via. Sì, la traduzione precisa non la sapevo. L'ho scoperta lui perché è in contatto con altri magistrati di, di quelle nazioni. Interessante. Tornando al discorso di Matrix, di fatto che i film fanno sulla società. Matrix, come Harry Potter, due grandi bimbi, cioè quelli che hanno magari superato anche le stesse aspettative dei produttori, comunque quindi, grazie a me, parlano sempre di una realtà separata, quello che era il messaggio anche di Castaneda. Quanto il messaggio esoterico inserito nei film ha poi scombinato i programmi degli stessi produttori, cioè quando a un certo punto quello che loro avevano preparato, avendo parlato di alcune cose esotericamente come le due realtà, le poi è andato contro. Quello io non saprei, adesso non mi viene in mente un caso in cui gli sia andato contro, potrebbe, perché in realtà, come detto, non dobbiamo vederlo come un progetto dove c'è uno che dice adesso faccio un film per questi obiettivi. Cioè tu hai da una parte qualcuno che vuole fare un film in un campo, dall'altro hai qualcuno che introduce un po' di simbolo, di simbologia. Per esempio, adesso noi non sappiamo come sia nato per esempio Matrix, non sappiamo quale sia l'intuizione originale e se la manipolazione sia stata inserita dopo. In certi casi il film può venire suggerito a un produttore, magari da qualche fonte governativa, perché non fai un film su questi temi, eccetera, poi arrivano le imbeccate e lentamente si... Quindi alla fine il risultato è diciamo, statistico, non è che c'è un centro, che c'è una meccanica perfetta dove ottieni un risultato, è statistico, crei dei miti essenzialmente, quindi poi alla fine se ci sono dei risvolti secondari a loro non penso che interessi nulla. Poi se siamo in questo stato mi sa che non hanno fallito, è andato tutto a puntino. Sì, anche, a parte che in questo caso su Matrix di sicuro non hanno fallito, però il produttore in realtà lui non gli frega niente di manipolare, lui vuole fare dei soldi, è quello che gli sta dietro che lui li ha fatti. Ma per la loro, per non svelare i loro progetti, quindi nascondimento della realtà separata, cioè noi vediamo che quello che vediamo è una realtà, ma non vediamo una realtà separata a fianco, no? Come se i disegni erano. In questo caso, pubblicare, cioè fare dei film dove esplicita il richiamo alla realtà separata. In Harry Potter c'era la realtà
Potter e poi la magia dei bambini, no? È un Matrix fatto per loro, per cui non è fatto per loro. E i Matrix dicevano, pillola rossa, la realtà che vuoi e la pillola blu è quella che hai. Dare questo messaggio a così tanta gente insieme, perché è un messaggio esotico che sta funzionando. Noi guardiamo la realtà in maniera diversa. Quanto abbiamo fatto poco? Cioè, quando era programmato oppure gli è sfuggito? Ma no, quelli che... Io non credo che abbia assolutamente nessun effetto, perché chi ha la propensione a una prospettiva critica rispetto alle informazioni che gli vengono date, ce l'ha a prescindere dal fatto che guardi un film come Matrix oppure no. Il film come Matrix gli fornisce semplicemente il lessico e il vocabolario per esprimere le perplessità che avrebbe avuto comunque. Chi invece vuole credere al messaggio rassicurante, vuole rimanere nell'illusione condivisa del mainstream, a lui non c'è modo di insospettirlo, e quindi il problema in realtà non esiste. Ai produttori andrebbe addirittura meglio se tutti si rendessero conto della realtà, perché farebbero come fa Biden adesso, che ti dice siamo andati a farci fatti nostri, perché riesce, quando lo riesce a far digerire alla gente, vai, non hai neanche bisogno di mentire, per fare un esempio paradossale. Quindi in realtà io non credo che abbiano problema, loro semplicemente forniscono due livelli di realtà o anche di più, e poi ognuno sceglie quello a cui credere. E se andiamo a vedere, c'è un elemento paradossalmente democratico in tutto ciò, perché loro ti dicono guarda, io ti do anche l'altra versione, scegli tu, tanto scelgono tutti la pillola blu, scelgono tutti l'illusione, no? E poi le due pillole sono due pillole, sono della Pfizer, cioè diciamo che scelgono tutti la pillola blu, ma è suggerito tu per via degli effetti collaterali ben noti, ecco, sì. Ma questa è una piccola nota di servizio: se quando andate via ci volete dare un piccolo aiuto e contributo, ne approfitto adesso che ci siete ancora, perché poi me ne dimentico, quindi ne ho approfittato adesso, scusami. Sì, sì, prego, prego, prego. Allora, la prima domanda era perché... se nei film ci sono dei messaggi... Ah, ecco, sì, 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 ora quello dei messaggi criptati. Per esempio, quello nel film di Matrix è un dettaglio che uno poi scopre solo dopo l'11 settembre, perché prima uno non va a fare un fermo immagine di un fotogramma di pochi secondi, che non vuol dire nulla, è solo dopo che, andandolo a guardare al settaccio, vai a trovare quegli effetti. E credo che in quei casi siano più delle firme e dei messaggi di sapevamo tutto prima o qualcosa del genere, questo, oppure questo film è collegato a quel fatto, eccetera. Quindi sono dei messaggi criptati per chi li vuole capire. Per quelli che non li vogliono capire, voi provate a raccontare questo fatto e vi rideranno in faccia, no? Perché qualsiasi cosa gli si mostri non è, in realtà non è neanche criptato, è semplicemente a disposizione per chi lo coglie. L'unica cosa che lo distingue dal rumore di fondo è la elevata improbabilità che sia lì per caso, visto che esistono così tante date nella storia degli esseri umani,
che è improbabile che ci sia proprio l'unica data dell'unico momento in cui avvenga un evento così drammaticamente unico che, guarda caso, calza in maniera unica con il messaggio allegorico del film. Ecco, no, per dire. Cioè, che indica un momento di passaggio. Non era un messaggio per i talebani? No, non era un messaggio per i talebani. E la seconda domanda? È la seconda domanda. Ecco, di sicuro sì, però penso che saranno produzioni piccole che quindi non vanno a fare nessun impatto. Ma anche se ci fosse una produzione grande, non andrebbe a cambiare assolutamente nulla, perché quello che definisce lo standard in realtà non è mai una verità rivelata, ma la reiterazione ad nauseam del messaggio che si vuole far passare. Quindi noi possiamo fare, è uno dei grandi errori che avevo fatto io quando mi sono messo a scrivere il libro sull'11 settembre, che un pochettino forse abbagliato o intossicato dal mito hollywoodista del fatto che il giornalista denuncia una cosa e la società ne prende atto, io credevo che scrivendo un libro sul tema la gente avrebbe detto ah, ci picchia, è incredibile, invece no, il tema è, non cambia assolutamente nulla, tu puoi mettere tutta la verità che vuoi in un libro come ho fatto io oppure in un film, e ci sono un sacco di casi, però sono indipendenti, piccoli eccetera, e non cambia assolutamente nulla, perché è solo la reiterazione, la potenza di fuoco, la potenza di fuoco. La mente umana, tranne rarissime eccezioni, cancella tutto quello che appare fugacemente, quindi invece quello che continua a martellare vi si stampa dentro. Poi ci sono individui un pochettino stravaganti come me, che mi basta una volta una cosa e se mi cattura e quella lì non me la dimentico più, però altrimenti tutto viene lavato via, no? dalla ridondanza degli altri messaggi. Io ne parlavo con qualche amico parente, la cosa che vedevo era il rifiuto di pensare che una cosa del genere poteva essere fatta recentemente contro l'essere umano. Ed è la stessa cosa che sta succedendo adesso anche col Covid, cioè è un attacco all'umanità e la gente non riesce a capire che una cosa si sta facendo a danno dell'umanità stessa. Sì, allora il problema è che è eccessivo il dolore di prenderne atto, e il problema non è tanto che venga fatta questa cosa all'umanità, perché se tu gli racconti che questa cosa è stata fatta dai nazisti in passato, loro ci credono. Il problema è che non ci credono se è adesso, esatto. E quelli che lo fanno sono quelli che tu identifichi simbolicamente come i tuoi genitori, perché l'autorità dello Stato, l'autorità della società, sono tutte autorità che nelle nostre menti sono autorità genitoriali, e il genitore non ti tradisce, quindi tu dovresti sviluppare una identità adulta. Noi abbiamo tutti dentro di noi parti di identità infantili, identità adulte eccetera, ma sempre è preponderante l'identità infantile, essa non accetterà mai il tradimento da parte del genitore simbolico, in questo caso dell'autorità del potente, troppo dolorosa. Io mi sono trovato in certi casi discutendo con delle persone che di fronte, persone intelligenti, che però di fronte alla logica stringente, loro mi dicevano, se anche fosse vero io non vorrei saperlo, lo dicevano in maniera chiara, e questo... Però lo faccio perché mi fido della scienza, se lo faccio per scienza. Il problema è che un pezzo della mente si pone il problema, ma è troppo angosciante, troppo dolorosa la realtà, e allora in maniera esplicita mi sono sentito dire, se anche fosse vero non vorrei saperlo. E questo dice tutto. Quando uno mi dice una cosa del genere, io devo interrompere perché non lo vuole sapere. È una chiusura. Un bambino, quando vede qualcosa che lo spaventa, mette le mani, quindi non vuole vedere. Sì, io vorrei fare una domanda.
infatti esattamente, sono assolutamente d'accordo, ed è esattamente quello che dicevo prima quando c'è la realtà a veli, no? Ma i veli non sono solo sette, continuano ad esserci dei veli, perché in certi casi, tra l'altro, la pillola rossa è adulterata, cioè tu vedi che è rossa, però in realtà c'è dentro una cosa che poi cambiano i colori mentre la inghiotti, no? Per cui diventa tutta una serie di cose, ci sono tutti i colori, anche quelli oltre alla fascia visibile, no? E quindi, è il colorante che è tossico. Esatto, no? È il colorante che è tossico, quindi, esatto, no? No, hai perfettamente ragione. Quindi in realtà questo è un altro grande problema, che è quello dell'equivocare sulla natura della realtà, dicendo se tutto quello che vi dicono è falso, allora vuol dire che il contrario di tutto quello che vi dicono è vero. Eh no, che è il grande errore che tra l'altro ci passiamo tutti, in varia misura, ed è una trappola costante. Tutte le volte siamo tentati di risolvere il problema semplicemente invertendo i fattori, no? Per cui a un certo punto diciamo, beh, se lo dicono loro vuol dire che è falso ed è vero il contrario. Non è così semplice, no? In certi casi sì, però quando parla di certo, ma in certi casi il problema è proprio quello, in certi casi è che non sai mai in quali casi e in quale misura, perché ci sono milioni di sfumature, no? Quindi il vero problema appunto è che alla realtà non ci arrivi mai, però puoi fare un work in progress e cercare costantemente di scremare illusioni, miti, falsità dal tuo panorama mentale, no? Cosa molto difficile, però quindi è sempre un work in progress, no? E soprattutto quando ti pongono delle trappole, no? Come la pillola rossa bella pronta, allora lì c'è anche la probabilità che sia completamente sballata anche la controverità, no? Perché esiste il false flag e poi il false flag. Esatto. Cioè, quindi, cioè la finzione è fatta da quelli che ti vogliono far credere che quelli che scoprono le finzioni sbagliano. Secondo me quelli che architettano queste cose si divertono un casino. Cioè, allora senti, quindi facciamo una cosa che poi questi qui vanno tutti a credere a non so che... Secondo me si fa delle grasse risate. E lì un ragazzo in fondo. Io ho una domanda, torna su Hollywood al rosso dell'11 settembre. Cosa ne pensi della presa di posizione di Spike? Ah beh, vabbè, adesso sì, i dettagli non me li ricordo. Comunque questi personaggi che si svegliano 20 anni dopo e improvvisamente gli è venuto un dubbio, no? Sono molto divertenti secondo me. Così non c'è neanche molto da commentare, nel senso che stiamo parlando di un evento sul quale sono stati scritti decine e centinaia di libri, fatto dei film di ore e ore, uno per tutto quello di Mazzucco che dura non so 5 ore e di roba ne smonta quel libro lì, no? Cioè quel film lì, perché tra l'altro il film c'ha il vantaggio rispetto al libro che lo guardi in 5 ore, il libro ci pieghi anche una settimana, no? E ora salta fuori un personaggio di un certo spicco e dice: ma lo sapete che a me non mi quadra tutto, no? Dopo 20 anni, no? Cioè che... allora io non riesco neanche a commentarle queste cose. Diciamo che in futuro gli Stati Uniti avranno il bisogno in qualche maniera di sdoganare questo argomento, ruminarlo, digerirlo e in qualche maniera neutralizzarlo definitivamente, un po' come è successo con l'omicidio di Kennedy, che insomma nessuna persona con un minimo di ragionevolezza crede più alla famosa versione ufficiale, che era assolutamente risibile, la famosa magic bullet, una pallottola che per fare tutto quello che ha fatto doveva praticamente essere telecomandata direttamente da Harry Potter, no? Quindi, però nonostante questo la televisione di Stato e grandi media fingono di credere al mito quando lo devono rievocare, allora ti dicono quella volta in cui Oswald eccetera, però sono diciamo rinforzi del mito per avvantaggio degli ultimi arrivati, quelli che magari all'epoca, cioè che sono magari si affacciano all'età adulta solo oggi e sentono parlare di quella cosa, allora devono credere un po' come a Babbo Natale, devono credere anche a queste storie qua. Però a chiunque abbia minimamente studiato le cose,
diciamo queste, questi risvegli non, non di, cioè adesso mi avevo fatto un po' di confusione nella cosa finale, però per dire in questo caso quello che hai menzionato dovranno fare in maniera che l'11 settembre diventi un po' come la cosa di Oswald, che alla fine lo sanno tutti ma nessuno rompa le palle, e poi continueranno con la storia di Babbo Natale del male, Osama, come continuano con la storia di Oswald e comunque cioè diventa innocuo ormai, cioè diventa innocuo, no? Però quando c'è stato un po' di anni fa, c'è stato un anniversario importante per la storia di Kennedy, e io mi ricordo che nello stesso giorno hanno fatto vedere in televisione sul canale della storia, canale satellitare della storia, Rai Storia, un bel servizio di Minoli sull'argomento, in cui tecnicamente demoliva, anche se poi non traeva conclusioni definite, però demoliva di fatto la teoria ufficiale, e parallelamente il telegiornale su Rai 1 che ti evocava Oswald, eccetera. Lo stesso calderone televisivo, dove vai un po' sotto e ti raccontano che insomma sono tutte pagliacciate, e nell'altro invece vedi le pagliacciate che vanno in scena. Rai 1 seguita da milioni di italiani, esatto. Invece Rai Storia seguita da 10 italiani. Sì, però quelli a cui interessa ti dicono anche la verità, ecco, sì, no? Nel senso, sì. Perché ormai è disinnescata. Io penso che in futuro con l'11 settembre si avrà una cosa simile. A chi interessa te la fanno anche capire che è la verità, tanto non cambia niente. E agli altri gli raccontano sempre la favoletta, così tanto per il quinto video. La verità è sempre lo stesso. Esatto. Scusa, il secondo me, che differenza c'è tra l'esperimento sociale 11 settembre e l'esperimento sociale in corso? Ma essenzialmente non sono neanche esperimenti sociali, sono proprio le operazioni di ristrutturazione della realtà dove perseguono i loro obiettivi. Perché l'esperimento sociale significa che essi non sappiano quale sia l'esito, in realtà secondo me lo sanno già benissimo, cioè loro usano delle tecniche di manipolazione che sanno esattamente cosa producono, e poi vanno avanti per i loro obiettivi implacabilmente. L'hanno fatto per l'11 settembre, hanno agitato il mito dell'11 settembre per fare tutto quello che hanno fatto per 20 anni, continuano ad agitarlo adesso hanno creato un nuovo mito, e tra l'altro non escluderei che ora che abbiamo un grande nuovo nemico invisibile, prima c'era la guerra al terrore, ora abbiamo la guerra al virus, loro non archivino il modello precedente, potrebbe anche darsi, no? Cioè che quindi nel ventennale trovino una storiella che in qualche maniera vada a chiudere, per esempio con questi personaggi che vengono fuori e si pongono improvvisamente delle domande. L'11 settembre e la situazione attuale è un continuo respingimento delle libertà individuali. Sì, perché sì, già sì, sì. Dall'11 settembre, se vuoi viaggiare, devi fare un sacco di scansioni a raggi gamma, a raggi X, insomma. Lo schema è lo stesso. Sì, sì. Qualcuno pensava che la prossima emergenza, secondo me, viene suggerita siano gli extraterrestri. A parte che ci deve o meno, però è interessante, c'è Obama che. Sì, sì, io ne ho sentito. Esatto, è stato il casco, perché prima si è fatto vedere con la maschera. Sì, sì, sì. Comunque su questa tesi qua, io l'avevo già prevista nel libro sull'11 settembre pubblicato nel 2006. Quindi nel 2006 io avevo già scritto che prima o poi avremmo avuto una bella invasione extraterrestre. E allora è colpa tua. Esatto, no, perché glielo ho suggerito. Dove avremo il governo in esilio dei Jedi, no? del governo unico mondiale, che governano dalle cose mentre combattiamo con l'oppressore extraterrestre, il rettiloide o che ne so io. No? Io l'ho detto in modo abbastanza scherzoso, eccetera, anche perché all'epoca a dirlo seriamente ti saresti preso dei lazzi, no? Però delle presigie. Adesso invece sta diventando un argomento di attualità, perché abbiamo i vari Obama e gli altri che ci continuano a parlare di extraterrestri. Di qua pare che vogliono fare un ufficio per le relazioni extraterrestri
No, ma non sto scherzando. Trump aveva già fatto la forza armata e lo spazio. Sì, sì, no, esatto. No. È interessante perché c'era quel famoso detto, il destino di ogni verità, di essere prima negata, poi diciamo sì, discussa, e poi si dice che la, già si sapeva. Quindi tutte queste operazioni rientrano in questo depotenziamento del fenomeno. Comunque io non vedo l'ora che arrivi l'invasione extraterrestre, perché finalmente ci divertiamo un pochettino. Cioè, vabbè, pazienza, staremo in lockdown, però almeno i filmati avranno un casino di effetti speciali. Basta con questi virus che non vedi mai un cavolo, no? Invece un bel extraterrestre, vedi tutte le guerre, gli spettacoli. Sì, certo, no, tutto in alta definizione, 4K, quindi io... Poi sarà lo stesso lockdown, no? Poi ti daranno il... La fregatura è se ci propinano un virus che viene dagli extraterrestri, quindi saremo in casa. Quello è lo stadio successivo, quando si uniscono tutte le cose, eccetera. Poi è già Green Pass, perché gli extraterrestri sono verdi, quindi il Green Pass si scopre che è appunto... Cioè, il Green Pass diventa in realtà il simbolo di stare chi sta col nemico, no? Perché hanno il pass degli extraterrestri. Ecco. Beh, facciamo magari l'ultima domanda e poi andiamo verso la chiusura, no? Sì, 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 sì. Volevi chiedere qualcosa? Sì, visto che abbiamo parlato di cinema, mi domandavo, visto anche la vicinanza di Roberto con Massimo Mazzucchi, mi domandavo se secondo lui sulla Luna ci siamo veramente andati. Secondo me o secondo Mazzucco? Secondo me. Dunque, beh, io tecnicamente mi manca, avrei bisogno di qualche prova, ecco, no? Nel senso che per il momento l'unica prova esistente del fatto che siamo stati sulla Luna come esseri umani sono le dichiarazioni della NASA e dei suoi dipendenti, perché le fotografie hanno dei problemi molto seri, per cui quelle fotografie l'ha dimostrato molto bene Mazzucco nel suo documentario, intervistando alcuni dei più grandi fotografi italiani che hanno detto che quelle fotografie sono fatte in studio, detto da persone che non hanno mai messo in dubbio la lunaggio, ha detto no, queste foto sono... Allora quindi vuol dire che le foto intanto non valgono. I campioni di roccia già hanno trovato dentro un fossile in uno dei campioni di roccia, quindi abbiamo di nuovo dei problemi, perché insomma se i campioni di roccia presi sulla Luna in uno trovi un fossile, allora io perdo. Hai fatto la scoperta del secolo. Hai fatto la scoperta del secolo che là c'erano i dinosauri, oppure a un certo punto io inizio a dire ma anche gli altri fossili, a questo punto ci credo un po' poco. Poi i video si vedono maluccio. Beh, direi che potrebbe anche trattarsi, come diceva Sherlock Holmes, quando ha eliminato l'impossibile, tutto ciò che rimane è quello che potrebbe essere successo. Io per il momento non ho trovato indizi, cioè delle prove che mi dicano siamo stati, certo loro dichiarano di sì, insomma, però non so se avete mai visto, un attimo solo, se avete mai visto la conferenza stampa che hanno fatto gli astronauti quando sono tornati dalla Luna. È molto interessante, si trova su YouTube, c'è tutta, dall'inizio alla fine, e uno si aspetterebbe di vedere tre persone radiose, in piena felicità, entusiaste, orgogliose, trionfanti, no? E io vedo per tutta la trasmissione tre cani bastonati, i tre, dopo la famosa Apollo 11, no? I tre cani bastonati con delle espressioni smarrite, depresse, gli occhi che guardano verso il basso, e quando viene loro chiesto se hanno visto le stelle, hanno detto di no, insomma, cioè, è una serie di cose molto strane. E chiunque capisca un po' di psicologia trarrà le sue conclusioni guardando la comunicazione non verbale di questi tre individui che avevano appena fatto la cosa più bella che fosse mai stata fatta da un essere umano. Due vargite di
Beh, diciamo che sì, diciamo che comunque c'è una grande differenza tecnica tra andare in orbita e uscire dall'orbita per gli esseri umani, no? Perché ci sono le famose fasce di Van Allen. Non potrebbero essere superate. Ma sono zone pienissime di radiazione, di fortissima radiazione, che proteggono la Terra da, tra l'altro, i raggi cosmici, dal vento solare. E quindi non solo c'è un problema serio nell'attraversarle, perché sono zone, come detto, abbastanza letali in termini di radioattività, ma poi c'è il problema che una volta al di là non c'è più la protezione, quindi tutto, non c'è più la protezione rispetto ai venti solari e altre cose, che è tutta roba che ti buca e ti distrugge il DNA, insomma, fa dei bei giochini. E basti pensare che adesso, che si è parlato molto, che la NASA ha promesso un ritorno dei lapsus degli astronauti sulla Luna, aveva detto, ha rinviato la NASA, esatto, ci sono stati dei vari termini che sono stati posti, l'ultimo termine posto era il 2024, adesso l'hanno rinviato ulteriormente, e la ragione è che per il 2024 la NASA non riesce a fare le tute. Non riesce a fare le tute. Io dico, io che adesso non sono un genio, però il salto. Io mi è venuto in mente, io sono stato al Museo delle Scienze di Londra e ho visto una tuta. Adesso vi volevo suggerire di fare un salto a prendere quella, perché funziona. Quella lì è stata la tuta con cui sono andati sulla Luna, quindi basta che mettano quella, ma che discorsi sono, no? Il problema è che le nuove non possono essere messe in lavatrice dopo, quindi... Sì, no, esatto, no. Questo era per dire, appunto, il tema è che stanno cercando di risolvere, suppongo io, i famosi problemi delle radiazioni che hai dopo la fase di Van Allen, no? E altrimenti non riesco a capire perché possono avere tutti questi problemi. Per concludere, perché non ve ne andiate con una falsa speranza, no? Perché ieri abbiamo sentito Cresti, Antonello, che ci diceva che la musica ci presenta un futuro triste, violento, eccetera, eccetera. Anche, diciamo, questa visione mi sembra che per lo più le produzioni cinematografiche siano distopiche e non utopiche. Per noi sì, però per loro sono utopiche, perché noi dobbiamo sempre pensare che non esistono i cattivi come nei film, e quelli che vogliono dominare il mondo in realtà pensano di salvare il mondo. Cioè, chiunque, non è che esiste uno e dice ora faccio il cattivo. Queste cose succedono con la Spectre in James Bond, no? Che c'è il cattivo che vuole fare il cattivo. Nel mondo reale ci sono i filantropi, i buoni. Se guardi Bill Gates, ha la faccia da bravo Cristo. Lui è buona fede, si vede dallo sguardo. Com'è? È buona fede. È buona fede, no? Cioè, nel senso, lo vedi che vuole fare del bene. Il problema è che lui io penso di sì. È una questione di... C'è il vecchio detto popolare che la via dell'inferno è una staccata di buone intenzioni. Se lui... Anche Prodi. Prodi, no? Ho più problemi con Prodi che con Bill Gates, no? Ecco, qui entriamo in un discorso politico interessante, perché il problema è sempre quello poi della... Come? No, ma intendo dire politico nel senso che di gestione politica, è una cattiva politica quella dove noi ce lo prendiamo in quel posto per il loro bene, ecco, cioè mettiamo in quel termine lì, è molto soggettivo, è chiaro che loro dal loro punto di vista dicono ragazzi qui non ci sono lenticchie per tutti, no, allora... Sì, infatti l'idea è quella, no? Comunque era per non farvi andare via con false illusioni. Ok, sappiate che sarà dura, chiedete a Elisabetta, qui ci sono i Kalashnikov, uscite, ne prendete uno che non portate a casa. Io vorrei ringraziare Roberto.
Ma non volete andare via? No. Chiamiamo le pizze. Se vieni a yoga, sì, no, ma esatto, io purtroppo non mi intendo molto, però in Italia abbiamo dei vini buonissimi. Io ho scoperto che cioè, non è che risolva molto, però sul momento sul momento diciamo che procrastina un attimo il problema, no? Esatto. E non è male, però pensa un pochettino che culo che abbiamo, perché potevamo essere un mese che non c'era neanche il buon vino, no? E almeno il buon vino permette di trovare l'aspetto positivo, perché poi come spettacolo non è male, insomma. Sì, dai, non è male. Che siano appunto sui controlli, no? Quindi noi potremmo anche reagire in questo senso. Ridendo? Cioè, nel senso, se loro sono dei burloni, sì, reagire, certo, in teoria, però tanto non sai chi sono perché sono ben nascosti. Infatti, nel libro dell'11 settembre avevo scritto un capitolo che si intitolava Criptocrazia, nel senso che alla fine non sai chi cavolo sono, perché mentre una volta c'è il problema dei vecchi totalitarismi dove ai potenti piaceva apparire e c'era questa espressione dell'ego, no? Che poi alla fine finivano tutti appesi, no? E qualcuno deve aver detto dunque mumble mumble, no? Mumble mumble, questa storia dell'ego è meglio che, cioè, ci diamo la regolata. Governare il mondo sì, però certo, cioè non cerchiamo di esporci di andare bene lì col petto in fuori, eccetera, no? Che, e allora adesso il problema è che non sai chi sono, no? Cioè, quindi il problema di che tu contro chi reagisci? Reagisci contro il cameriere che ti hanno mandato a portarti via il piatto, cioè, no? Draghi. È come nel film Apocalypse Now, tanto per rimanere in tema di hollywoodismo, no? Come, no? No, faccio quello che non riesce a esprimersi senza parlare di Hollywood. Quando alla fine il Kurz, no, cioè il soldato arriva dal famoso Kurz che era Marlon Brando, sì. E io sono venuto di qua, cioè no, lei è il garzone che hanno mandato a riscuotere il conto, cioè della serie, alla fine tutti questi personaggi che vediamo sono i garzoni, certo. Sono i garzoni di bottega, quindi alla fine contro chi reagisci? Contro il garzone, vabbè, te ne mandano un altro, cioè, quindi, il problema è che i garzoni vanno licenziati e basta, non è che... Se fossi il diavolo, il più grande successo sarebbe far credere che non esistono, no? Ecco, sì, bella questa qui, era bella questa qua. È così? Beh, su questa nota mi sembra che potremmo...